vince Sanremo 2024? Dopo la mia serie di video sul Fanta Sanremo che sono andati benissimo ragazzi, anzi vi ringrazio, è ora di mettermi in gioco nel modo più rischioso, facendo la previsione sulla classifica finale. Tutto questo al buio, senza aver ascoltato le canzoni ovviamente, ma avendo letto soltanto i testi e avendo però anche letto un mucchio di recensioni per fare appunto i miei video sul Fanta Sanremo, che se non hai visto ti consiglio di andare a vedere perché mancano poche ore alla chiusura della consegna delle formazioni e ancora fai in tempo a iscriverti alla mia lega pubblica Fanta Canta Sanremo, il link è qui sotto in descrizione, e alla lega pubblica di TV Play. Cosa si vince nella mia lega? Si vince una maglietta a scelta della tua squadra del cuore. Nella lega di Fanta TV Play si vince la possibilità di partecipare a una live con tutto quanto lo staff di Fanta TV Play, e sono due premi veramente magnifici. Ripeto, i link sono qui sotto in descrizione. Ma se non hai messo il like al video, mettilo adesso. Se non sei iscritto al canale, clicca su iscriviti, che è gratis come la mia lega Fanta Sanremo. E se fai il fantacalcio, ricorda che ogni settimana trovi il video con lo studio completo per schierare la tua formazione nel modo migliore possibile qui sul mio canale YouTube. Vabbè, iniziamo. Chi vince Sanremo? Innanzitutto, aggiornamento sui bookmakers. Annalisa ancora la più probabile a 3,75. Segue ancora Angelina Mango a 5. Aumenta leggermente la quota Geoliera a 6,50. Seguono Amoroso a 7. Bertè a 9, che continua a scalare la classifica, era quotata a più di 50 prima dell'ascolto delle canzoni, ricordiamolo, e chiudono la cerchia dei favoriti i Negramaro a 10. Per il fondo classifica se la giocano Alfa, Bunker 44, il 3 quotati 151 e il povero Fred De Palma quotato da solo addirittura 201. Poverino, ma perché 201 Fred De Palma? Vabbè, ma studiamo come si compone la classifica finale di Sanremo. In breve, il pubblico da casa interverrà in 4 delle 5 serate e i risultati del televoto avranno, calcolatrice alla mano, un peso complessivo del 45,9% sulla classifica finale. Il voto della sala stampa, TV e web peserà per il 33,3%, quello della giuria delle radio peserà invece il 20,8%. Nella serata di sabato Amadeus indicherà i nomi dei 5 artisti che poi si giocheranno la vittoria, e poi a decretare il vincitore sarà la votazione congiunta di televoto, sala stampa e radio. E dunque cerchiamo di immaginare cosa farà quel 45,9% di ascoltatori analizzando il rapporto tra follower e interazioni dei social ufficiali dei 30 cantanti in gara e facendo quindi una classifica ponderata. Prima è tada! Alessandra Amoroso, che ha la seconda community più ampia dietro Emma, ma un maggiore coinvolgimento dei follower. Sorpresa anche al secondo posto, ebbene sì, troviamo Fiorella Mannoia. Al terzo posto Gali, poi finalmente la grande favorita Annalisa, seguita da Angelina Mango ed Emma. Cosa dice invece Spotify? Nel 2023 la classifica degli artisti più sentiti sulla piattaforma sono stati: primo posto Geolier, secondo posto Annalisa, terzo posto Gazzelle, poi Irama, Rose Villain, Mr. Rain, Gali, Alfa, Fred De Palma ed Emma a chiudere la top 10. E se invece prendessimo in considerazione soltanto gli ascolti di gennaio 2024? Non ci crederete, ma in testa ci sono i ricchi e poveri. Sì, ci sono i ricchi e poveri, è vero. E dai, basta, allora mi butto dal 30° posto al primo come fossi Amadeus, e poi stasera me le ascolto tutte e provo a tirar fuori su Instagram una classifica dopo l'ascolto. Su Instagram dove? Ma Lorenzo Cantarini Official, ovvio. È arrivata la busta. Allora, 30° posto Ila Sed. Sì, sono d'accordo con voi, sono d'accordo con voi. Voi non capite il punk, non capite il punk, avete un problema, non capite il punk. 29° posto, Fred De Palma. Sì, ma sì, se ognuno fischiamo non finiamo più, dai, su, su. 28° posto, Bunker 44. Me li sbatti fuori per piacere? Sbattemeli fuori, allora. Lei? Quello biondo lì? Quello con la cravatta grigia? Sì, quello è il ministro? Il ministro no, però, dai, su. 27° posto, il 3. 26° posto, Clara. 25° posto, Maninni. Lo so, signore, c'era il Fanta Sanremo, lo so anch'io, però è Maninni, capito?
ventiquattresimo. Ventiquattresimo posto, Alfa. Ventitresimo posto, Rose Villain. Ventiduesimo posto, Big Mama. Ventunesimo posto, Renga e Neck. Possono vincere tutti, su. Ventesimo posto, San Giovanni. Diciannovesimo posto, Diodato. Diciottesimo posto, Santi Francesi. Diciassettesimo posto, Gali. Sedicesimo posto, Irama. Va malus al fantasma, va malus, ve la collate, è così. Quindicesimo posto, Dargen D'Amico. Quattordicesimo posto, Emma. Tredicesimo posto, The Colors. Dodicesimo posto, Gazzelle. Undicesimo posto, Mr. Rain. Non possono vincere tutti, oh. Sono questi, so. Decimo posto, siamo nella top 10, Mahmood. Non può vincere sempre lui. Nono posto, Fiorella Mannoia. Ottavo posto, Ricchi e Poveri. Sono d'accordo. Non capite il punk, ve l'avevo detto. Non so punk. Settimo posto, Negramaro. Lo so, ragazzi. Sesto posto, Alessandra Amoroso. Ragazzi, non mi sta venendo niente, ma che devo fare? Quinto posto, Geolier. Signora! Quarto posto, Il Volo. Però sicuramente restando Annalisa, Loredana Bertè e Angelina Mango, avremo un podio tutto femminile, almeno questo concedetemelo. Terzo posto, Angelina Mango. E applausi, finalmente, applausi, ci stanno. Restano Loredana Bertè e Annalisa. E vince Sanremo 2024 Annalisa. Ebbene sì, mi baso ancora sulle previsioni dei bookmakers, contando che Annalisa è al suo sesto Sanremo e dove probabilmente nel 2015 avrebbe meritato molto di più del quarto posto, contando che la canzone ha avuto moltissime recensioni positive e contando che sarebbe il giusto coronamento per un 2023 da urlo. E contando pure che è gnocca e che all'Eurovision non guasta. Secondo posto Loredana Bertè, perché continua a scalare la classifica dei bookmakers, sintomo che chiunque continua a sentire la canzone in anteprima riferisce che è veramente bella. Terzo posto Angelina Mango, che spaccherà tutti nella serata delle cover e verrà premiata anche per questo. Il Volo soltanto quarti, perché quest'anno vedo un podio tutto rosa, altrimenti li avrei messi tra i primi tre, perché Il Volo a Sanremo è sempre Il Volo. Dubbi sulle posizioni seguenti: premio Geolier perché zona Napoli e limitrofi e voteranno in massa soltanto per lui. Spicca l'ottavo posto dei Ricchi e Poveri, che secondo molte fonti hanno il pezzo più bello dopo quello della Bertè. Ultimo posto, come detto, per i La Sed, miei artisti preferiti in gara. Magari è solo scaramanzia e io spero che vincano, ovviamente. Immaginate che figata i La Sed all'Eurovision. Però, come ho detto in ogni mio video, il punk è per pochi. E il nostro eroe Maninni, purtroppo, 25esimo. E si conclude qui il video sulla classifica finale di Sanremo al buio. Allora, domani ore 14.30 e giovedì ore 15 su TV Play, canale Viola, due puntate speciali dedicate interamente a Sanremo. Ma seguitemi su Instagram, Lorenzo Cantarini Official, per gli aggiornamenti, i link delle dirette e soprattutto per l'evoluzione della mia classifica personale dopo ogni serata. E per i consigli fantacalcio, ovvio. Nel frattempo, un saluto dal secondo divano più famoso del web. E se hai capito la battuta? Sei uno zozzone. Ma l'hai capita?